È bello lasciare questo album nelle mani del pubblico senza fare nessuna preparazione. E ti dico anche il perché. Secondo me ognuno deve interpretare quello che ascolterà, quello che troverà all'interno di questo album a seconda della propria sensibilità, della propria esperienza, perché poi le canzoni sono un prisma, no? Cioè, io ci butto dentro qualcosa che è mio, ma viene fuori con altri colori, perché anche lo sguardo di chi legge qualcosa, anche l'ascolto personale che uno fa, cambia notevolmente quello che io, insomma, io e chiunque altro ci mette all'interno di un album. La preparazione piuttosto riguarda il live, quindi insomma cercare di rendere al meglio dal vivo quello che poi è stata la preparazione di un disco insomma, di questo tipo. Certo, la completa in qualche modo gli dà anche un significato diverso e più che altro rivela cosa c'è dietro, insomma. Ha cambiato tutto perché ho cominciato a vedere le canzoni sotto un'altra luce, perché io avevo già iniziato a scrivere delle cose, poi le ho dovute rimaneggiare in qualche modo, perché altre cose le ho tolte, ne ho messe altre e ho scritto altre cose nuove. Naturalmente una cosa del genere emotivamente ti sposta dentro qualcosa, no? E quindi mi sono sentito diverso e quindi naturalmente ho cercato di assecondare questo stato d'animo. Quindi ci sono stati i momenti di creatività bruciante, anche di notte, dalle 2 alle 6 di mattina, per dire, altri momenti in cui la scrittura ha richiesto più tempo perché magari con più necessità di metabolizzare alcune cose. Poi sai, un disco, raccontarlo dopo, è anche abbastanza semplice, però quando lo vivi, soprattutto con un carico, emotivo di questo tipo, così importante, anche così bello, tendi a filtrare tutto attraverso quella lente, tendi a guardare tutto attraverso Si quella lente acquisisce lì. tutto un Sì. ordine. È tutto molto diverso, però non è un disco che parla di una persona, è un disco che parla comunque di tutti noi, perché è un disco che racconta, cioè, che racconta il modo e quei piccoli momenti che ti fanno percepire di aver trovato un tuo spazio nel mondo, un tuo posto nel mondo, il percorso della fortuna, la strada, no? La strada polverosa della propria fortuna. Ho sempre dato un significato diverso perché insomma è il caso è ingovernabile, invece la fortuna è un percorso, è un cammino, quindi è un cammino che devi scegliere di fare. Come se fosse un album fotografico questo, saranno delle future memorie, no? Perché poi dicono tutti che dopo che diventi papà, no? Dimentichi tutto quello che c'era prima. E quindi questo è un modo per raccontare questo periodo di attesa anche a mia figlia un domani. C'è qualcosa che temi proprio di dimenticare, più di altro magari? A parte le notti in cui si dorme. No, la media tornerà ad essere quella, una notte su tre, indubbiamente, però per altri motivi sicuramente molto più nobili e belli. È nata attraverso l'esigenza, siccome questo è un disco simbolico, allora anche le tracce dovevano avere dei simboli, insomma, volevo che fossero simboleggiate da delle immagini, no? Infatti ci sono diversi segni, c'è un segno per ogni canzone, un simbolo per ogni canzone, che rappresenta un po' forse anche il climax della canzone in sé, oppure quello che vuol dire, o anche qualcosa di nascosto, che magari nella canzone non ti sembra di aver colto, no? Quindi, insomma, essendo un disco che simboleggia qualcosa per me, volevo che anche insomma, tutto il progetto grafico si sviluppasse in tal senso e penso che sia stato fatto un buon lavoro. In copertina c'è Moby Dick. Mediterraneo è un po' un crocevia di storie, di culture, di racconti, di anime. Più di quelle che possiamo comunque anche immaginare, no? È una canzone che raccoglie, che ha una temperatura speciale, ha una temperatura
che si rifà un po' al sud del mondo. Ci sono diversi elementi, c'è questa chitarra flamencata, ci sono le trombe, fiati, questo flauto arabo, insomma ci sono diversi elementi, ma tutto il disco in realtà è contaminato di tantissime cose. Per esempio nella Moor ho campionato uno strumento indiano, un Punjab, che insomma funge da chitarra, ma in realtà non è una chitarra. Ci sono diversi elementi, no, Popoloso della come world music, sì, seppur rimanendo comunque nell'ambito pop. Gli chiaro. artisti si introdurranno molto, insomma, si è pensato ad un modo che sarà quello di ogni artista manderà una sua fotografia su quello che pensa, sulla sua visione sul mondo, su questa nostra epoca contemporanea. E quindi ci sarà già una narrazione che partirà da coloro che calcheranno il palco del 1º maggio, che sono grandi nomi. Abbiamo 2 guerre in corso, vedi te. È la cosa più urgente che ci sia. Tutti ai potenti li vorrei dire: ricordatevi che non camperete per sempre, non vivrete per sempre. Quindi comportatevi di conseguenza, insomma, che il pianeta è uno solo. Non possiamo migrare da nessun'altra parte. Assolutamente. A partire da luglio sarò in giro per tutta la penisola, vi aspetto.